Una ragazza mi ha contattato e mi ha parlato delle sue strane esperienze a casa di sua nonna. Vorrei ringraziarla per avermi permesso di raccontare la sua storia in un video. Ecco quindi le strane esperienze che sta vivendo Ichigo. Ultimamente mi sono successe delle cose molto strane e inquietanti. Ad esempio, è dalla fine del 2019 che mi sveglio con degli strani graffi addosso. Di solito dormo con il mio gatto e credevo che fosse lui la causa. Per una settimana, però, sono stata fuori regione da mia nonna e ho dormito nello stesso letto di mia madre. Quando mi sono svegliata, ho notato che c'erano dei nuovi graffi. Quello più recente risale a ieri. Da circa 2 anni sto vivendo dall'altra mia nonna e solitamente sto sveglia fino a tardi. Sul muro della scrivania dove disegno c'è una finestra. Da essa posso vedere vari palazzi come quello di mia nonna. Una notte è successa una cosa strana. Tutte le luci delle finestre erano spente, eccetto quelle dei piani delle scalinate e dell'ascensore. Una di quelle all'ultimo piano era realmente inquietante come luce. In quella del penultimo piano ho visto la luce lampeggiare. Non era mai successo così tardi, ma non ho pensato a nulla di così assurdo. Sono andata a dormire e ho sentito come se qualcosa mi stesse strangolando. Sono rimasta immobile fino a che non mi sono addormentata. Mentre sentivo quella sensazione, il mio gatto si era messo a correre avanti e indietro fra il corridoio e camera mia. Il mio gatto si comporta in modo strano a volte. L'ho visto scappare da una stanza precisa arruffando il pelo per poi evitarla. È accaduto soprattutto in bagno. Odio uscire dalla mia camera per raggiungere il bagno, dato che bisogna attraversare il corridoio, e io ho avuto delle esperienze particolari. Proprio davanti alla mia camera c'è la porta della sala e lì una volta ho visto una specie di ombra. Inoltre, la porta del balcone era aperta, nonostante io fossi sicura al 100% di averla chiusa. Ma ieri è successa una delle cose che mi ha spaventato davvero tanto. Io sono solita portare bracciali e una collana portafortuna, assieme ad un rosario che si illumina tutte le notti e che uso per stare tranquilla. Ogni volta che me li levo, succede qualcosa di brutto. Stessa cosa se qualcuno me li toglie, ma in quel caso non succede a me. La sfortuna colpisce chi me li ha tolti. I miei bracciali sono quella specie di molle antistress, solo che sono tagliate e rese leggermente più corte in modo da essere usate come bracciali. Ieri, mentre mi spostavo sulla sedia e disegnavo, ho notato che sul pavimento c'erano dei pezzi del bracciale che considero come il più indispensabile, quello che tengo sulla mano destra. Una volta avevo provato a staccare dei pezzi, ma di solito non combaciavano. Faticavo a staccarli e li arrotolavo a fatica. Quei pezzi, invece, combaciavano perfettamente a quelli del bracciale. Mia nonna, mentre era al telefono, ha raccontato all'altra mia nonna che una volta suo marito aveva visto in un campo una figura bianca che sembrava una striscia. Ha anche raccontato altre cose inquietanti, come ad esempio un'esperienza che ha avuto da piccola. Dopo la morte di sua madre, aveva paura a passare per la sala, perché la porta della camera dove sua mamma era morta si apriva sempre. Avevano dovuto legarla, in modo che restasse chiusa. Io non so se essere disturbata o meno da ciò che ha raccontato, ma di sicuro in questa casa succedono cose strane.